Da rettore mi ha gratificato più di tutte le lance d'oro vinte. Vedere e sentire le dichiarazioni, gli abbracci, le lacrime fra Elia e Gian Maria mi hanno commosso. In 850, per festeggiare la 39esima lancia d'oro del quartiere di Porta Santo Spirito. La pioggia infatti non ha fermato la festa della vittoria. Il quartiere gialloblu ha scelto un padiglione dell'Arezzo Fiere Congressi per celebrare il Cappotto 2022, il terzo di Elia Cicerchi e Gian Maria Scortecci in 10 anni ed il quarto della storia dei Bastioni. Tra i commensali ha sfilato anche la lancia conquistata assieme a quella vinta a giugno dedicata ai 150 anni dell'Istituto Tevenin. Sì, c'erano tante cose dentro questa lancia qui, c'era una cosa molto intima e personale di Elia, ma poi per il quartiere c'era anche la possibilità di ritornare in testa all'Albo d'Oro dopo 36-37 anni e niente, come è andata l'avete visto, noi siamo molto orgogliosi di questo. È stato molto emozionante, bello, c'è stato quella, diciamo, quella nota che è andata oltre la competizione e sicuramente mi rende veramente felice, insomma è difficile da descrivere, è stato veramente bello e ho ringraziato tutti e continuo a farlo perché sono emozioni che non si vivono tutti i giorni e ovviamente si preferisce non viverle, quelle emozioni lì, però l'abbraccio del mondo della giostra è stato caloroso, l'ho sentito tutto, ecco. Noi siamo programmati per vincere. La vittoria del 4 settembre è già archiviata dal 5 settembre. Noi già stiamo pensando alla giostra di giugno e ci stiamo allenando e andremo in piazza sicuramente per vincere. Il Santo Spirito negli ultimi anni, sicuramente anche con quello che è successo, insomma, il quartiere è cresciuto tantissimo. Io sinceramente però la cosa che più mi ha emozionato è stata la sera della vittoria, vedere vecchi rettori, vecchi capitani lì al quartiere in lacrime, emozionati per quello che era successo, insomma, per aver rivisto finalmente la vetta dell'Albo d'Oro, c'era Pieraccini, c'erano tanti altri che erano veramente commossi. A me questa cosa, che comunque in questo contesto ci sono nato e cresciuto, mi ha toccato profondamente, mi ha reso molto orgoglioso. Sono onorato di aver messo il mio nome su questo ritorno in cima all'Albo d'Oro. Ovviamente è un evento storico, è una vittoria che le persone hanno sentito con maggior entusiasmo e di questo ne sono veramente felice. Ora c'è da pedalare e cercare di non rovinare quello che abbiamo creato, ecco.